Cambiano i tempi, cambiano le imprese, cambiano soprattutto le responsabilità in capo ad amministratori e imprenditori per normativa, leggi e perché no, anche pragmaticità che dovrebbero, non sempre lo fanno, incastrarsi pezzo dopo pezzo, come un puzzle perfetto, della responsabilità degli amministratori e dei titolari di impresa nella gestione del patrimonio aziendale. Si è parlato a Castello Imperiali nel convegno sul tema organizzato da sigle e nomi che, ognuno per la sua parte, operano sul territorio e districarsi tra i tasselli e con l'importanza della formazione non è sempre facile. E ormai non si parla più di fallimento delle vecchie procedure, ma si parla proprio di possibilità di risanamento e di salvataggio delle imprese che naturalmente hanno i requisiti che possono essere salvate. La speranza, l'auspicio è quello di un coinvolgimento più fattivo della cittadinanza, ma soprattutto degli operatori economici, perché non si può utilizzare in maniera compiuta e degna ciò che non si conosce. Allora, l'idea è stata quella di coinvolgere ovviamente gli imprenditori, che è la categoria destinataria di questa iniziativa, perché è una tematica quella della crisi d'impresa e quindi della responsabilità patrimoniale dell'amministratore, del titolare di impresa per la gestione del patrimonio aziendale in virtù dell'introduzione del nuovo codice delle crisi d'impresa. È una tematica a cui ancora non, la categoria non è stata sensibilizzata, quindi l'intento è quello di sensibilizzare gli amministratori e i gestori delle aziende a questa nuova tematica.